Roberto Bettega qui a Praia Mare, ospite dei salotti culturali della città dell'Isola Rino e ospite del collega giornalista Egidio Lorito. Nelle giovanili della Juve, nella Juve da calciatore, ha fatto la storia con tante reti, dirigente della Juve. Cosa significa essere un calciatore e un dirigente della Juventus? Beh, significa realizzare il sogno di un bambino che a 9 anni e 9 mesi ha convinto il papà a portarlo a fare il provino e la Juve, non so bene perché, il settore giovanile mi hanno preso. E parlo del settembre del 1960. E allora, questa è, dopo il discorso giocatore e dirigenti, è la conseguenza di quel giorno, cioè di un sogno veramente che ho avuto la fortuna di poter realizzare, fino in fondo dico. La squadra più amata ma anche più odiata, tanti successi, doveroso fare una riflessione su Calciopoli, cosa le è rimasto del bello delle vittorie e anche di quella pagina? È sempre così per chi vince, ma questo non solo nel calcio, in qualsiasi tipo di sport. Chi vince molto crea sempre anche antipatia. Perché? Perché impedisce alle altre squadre, per cui tantissimi fanno il tifo, di vincere. Questo è pacifico, però la vera forza è trovare da queste cose gli stimoli per continuare. E credo che la Juve stia dimostrando proprio di non avere mai perso questi stimoli, anche adesso continuando ad avere la concentrazione per vincere, quindi senza mai annoiarsi per la vittoria, ma continuare a farlo. Questo è un po' la testimonianza, credo, del vero segreto della Juve, che è la continuità di una proprietà da 95 anni. Credo che non esista al mondo un club, una società, non solo calcistica, che abbia questa continuità di una famiglia. La sua Juve ha vinto tanto, Juve che l'ha vista calciatore, anche la Juve che l'ha vista come dirigente, ha vinto tanto. Questa Juve di CR7 potrà vincere come quelle del passato? Ma la Juve ha vinto anche senza CR7, perché i 7 campionati consecutivi, le 4 Coppa Italia, le 2 finali di Champions League e via di questo passo, le hanno vinte senza anche. Quindi vuol dire che la squadra c'era, la società c'è sempre stata e via di questo passo. È chiaro che l'acquisizione, il contributo che CR7 può dare è quello che è la sua qualità. Quelle che sono le sue qualità, quella che è la sua esperienza, perché non è certo un ragazzino improvvisamente esploso, quindi è un personaggio che può dare molto e tutti i tifosi della Juve sperano soprattutto che quel qualcosa in più lo dia il mercoledì o il martedì che sia per poter arrivare a quel traguardo, perché è innegabile che la Juve sogna e spera e ambisce a raggiungerlo, questo è pacifico, l'ha sempre detto e l'ha sempre fatto, però questo non vuol dire trascurare quello che sono le altre competizioni. Ha giocato a Toronto in America, c'è qualche altro italiano, qualche altro ex juventino che gioca a Toronto, Giovinco, com'era il calcio nel passato, cosa ha trovato oggi Giovinco? Ma allora, il calcio nel passato era diverso in America di quello di oggi, perché nell'85 la Lega, la North America Soccer League, è fallita e quindi il calcio si è spento, è sparito per alcuni anni. Poi è ripartita con l'MLS, che sta crescendo, ma sta crescendo soprattutto perché il calcio cresce fra i giovani, perché il calcio ha dovuto affrontare un cambio di cultura. Il calcio viveva contro la loro storia, il basket, il baseball, l'hockey, il football, tutti sport tra l'altro giocati con le mani, non con i piedi, quindi hanno dovuto veramente portare ai ragazzi il concetto di pensare di usare i piedi, non più le mani, e questo ha avuto bisogno di tempo. Oggi però il calcio nelle scuole, nella qualità, è cambiato molto in Nord America, infatti continuano a crescere le squadre, continuano ad essere più interessanti, addirittura il Toronto, l'FC Toronto, ha rischiato di fare il campionato del mondo per club,
perdendo ai rigori contro il Guadalajara dopo aver vinto in trasferta, aver perso in casa e vinto in trasferta. Quindi questo vuol dire che ormai, non dico sia a livello competitivo con il resto del mondo in assoluto, però non è certo un campionato o da considerare. Loro giocavano a football, loro giocavano a baseball, non più. Ultima battuta e la lascio. Messo da parte il calcio giocato, ma non il calcio, perché racconta la sua esperienza in piazza, in questi salotti culturali, anche in altri incontri, altre occasioni. Cosa fa Roberto Bettega nella quotidianità? Beh, nella quotidianità cerca anche di lavorare, a parte il piacere comunque sempre di parlare di calcio e di trasmettere questo piacere, questa gioia, questo amore anche alle altre persone, anche ai ragazzi e anche non solo ai tifosi juventini, perché penso che tutti, anche chi tifa Milan o Inter o Napoli, ama il calcio. E quindi ho detto prima che io ho avuto la fortuna di realizzare un sogno, però questi ragazzi, con l'aiuto della famiglia e senza trascurare gli studi, devono sognare, che poi sia calcio, che poi sia ciclismo, che poi sia il medico, non importa, ma devono trovare un qualcosa che li spinge a fare qualcosa di più, e questo è importante. Io sono riuscito a realizzarlo anche se è soltanto sport. Adesso uno lavora, trasporti, spedizioni, logistica, fa anche altre cose, ma perché sono figlie un po' di quello che è stata la mia vita, che è molto stata sportiva. Grazie, forza Juve. Dottor Gallo qui a Praia Mare, un salotto culturale, ospite del giornalista Egidio Lorito, accompagnato da chi ha fatto la storia della Juve, Roberto Bettega, ma è anche lei che racconta la Juve. Diciamo che io a un certo punto della mia vita ho deciso di fare un qualcosa che non avevo ancora letto o visto, cioè dare un filo conduttore a una storia, quella della Juventus, prima di me, con me e dopo di me, perché c'è un filo conduttore e il motivo del filo conduttore è dato dalla longevità di una dinastia che da 100 anni quasi, fra 4 anni, in pratica diventa un secolo in cui una società appartiene alla stessa famiglia. E ho spiegato, e nel primo volume e nel secondo, di cui parlerò come anteprima, il filo conduttore. Nel primo ovviamente ci sono due vite parallele, come un bimbo che oggi sogna una foto con il proprio idolo, perché io stasera sono con il mio idolo. Il mio primo idolo che mi ha fatto diventare juventino è stato Omar Sivori. Poi successivamente, da giovane, perché siamo quasi coetanei, abbiamo 8 mesi di differenza, e il mio idolo è Roberto Bettega. Ora, sapere che siamo amici da una vita, abbiamo lavorato insieme nella Juventus, abbiamo fatto trasferimenti, abbiamo fatto tante cose belle, abbiamo viaggiato per tutto il mondo, per le coppe. Allora, è un sogno. Allora io ho raccontato come due vite che sembrano parallele, perché via Canali, centro storico Salerno, con la famiglia Agnelli, sembrano due mondi che non si potranno mai... E invece, attraverso una curva, i distinti, la tribuna, le camere, sono entrato a lavorare con loro e ancora ci vivo, diciamo che 30 anni di vita vissuta le ho volute raccontare. E col secondo volume voglio molto stimolare una questione, che è una questione di stile. Perché una domanda che mi hanno fatto da piccolo: ma tu sei di Salerno perché tifi Juventus? Perché la Juve non è la squadra di Torino. Quando quelli del Torino, per offenderci, dicono: voi siete la seconda squadra della città, sì, è vero, perché noi siamo la prima squadra del mondo, perché noi abbiamo juventini in tutto il mondo, quindi è vero che non è limitante essere, quindi è una juventinità che io ho cercato di trasmettere attraverso i due libri. Stasera abbiamo il piacere di avere il mio idolo e più bello di così, diciamo che continuo questa storia magica. Egidio Lorito, padrone di casa di Praia Mare con, oggi è difficile raccontare e rimanere terzi, giornalista, tifoso juventino,
ospita Bobby Gol e Pasquale Gallo. Vediamo i gol proprio di Bobby Gol. Chiaramente la terzietà dovrà essere mantenuta in questa sera, nonostante c'è un brivido che correrà sulla schiena, come suol dire. Abbiamo dei miti non solo della Juve ma della mia generazione. Beh, di chi era ragazzino, aveva 10-15 anni, gli anni fine 70-80, ha questa sera il mito di quegli anni. Gli scudetti, la Coppa UEFA, la maledetta serata di Amburgo, di Atene. Ma Roberto Bettega è parte assoluta del calcio juventino, è il terzo marcatore di sempre della Juve e del calcio nazionale. Quando il 10 giugno del 78 all'una e mezza di notte, la mattina, rimanemmo incollati a tifare Italia, Roberto Bettega segnò quel gol che stese l'Argentina e fummo l'unica nazionale del mondo a aver sconfitto i futuri campioni del mondo. Quindi c'è una celebrazione storica veramente bella, qui stiamo ricordando quasi 50 anni di calcio tricolore e bianconero, quindi lo faremo come sempre con tutti gli ospiti da 12 anni a questa parte, come l'anno scorso l'ho fatto con Gianni Rivera, milanista doc, ma che in questo salotto era di casa e intervistarlo fu uno juventino, ma nulla di particolare quindi.